Questo video è in collaborazione con il server Discord WeMMFAI ITA, molto attivo nell'ambito dei servizi WeMMFAI e Reconnect 24 sia per Wii che per Nintendo DS. Troverete il link in descrizione. Salve a tutti! Io sono Mutti e benvenuti in questo video tutorial riguardante i giochi Pokémon Oro Heart Gold e Argento Soul Silver. Oggi vi spiegherò come in questa guida in italiano andremo a manipolare le probabilità con cui il gioco gestisce gli incontri con i Pokémon, in questo caso stazionari, per poter decidere al nostro piacimento non solo le loro statistiche, ma anche la loro cromaticità o meno. In particolare l'obiettivo di questo video sarà di catturare un Mewtwo cromatico. Avete sentito bene? Non c'è trucco, non c'è inganno. Soltanto dei programmi e molta pazienza. Per requisiti. I primi vi servirà innanzitutto un Nintendo DS, o anche va bene anche un DS tipo qualunque di DSi o di 3DS, ma col DS o DS Lite è meglio, perché siccome andremo a modificare molte volte il giorno, l'anno, il mese e la data, si accede più velocemente al menu. Tutto qui. Ad ogni modo, oltre alla console e alla copia di gioco, vi serve anche un computer con due programmi, l'RNG Reporter, io uso la versione 9.96.6, e Leon Timer, vi consiglio la versione 3.0.0, che è quella che andrò a usare durante il video. E iniziamo. Dovete aprire la Time Finder e 4 Generation Time Finder. In questo caso ho già preparato la finestra in anticipo. Andate sul campo cattura. Poi l'anno potete scegliere quello che volete, io ho scelto 2011. Come minimum delay per i giochi Heart Gold e Soul Silver è sempre 490. Come delay massimo mettete pure 3000, lasciatelo così. E lasciate anche 1 e 200 come frame rispettivamente minimo e massimo. Come metodo scegliete il metodo K, attenzione, se no non avrete il Pokémon cromatico. Come tipo di incontro Pokémon stazionari, questo lasciatelo uguale. Gli EV potete sceglierli come volete, io li ho messi per essere non più piccoli di 25, perché avere un Pokémon con tutti i 31 in natura è quasi impossibile, specialmente se è cromatico. Come natura ho scelto di darla modesta perché Mewtwo è un attaccante speciale, abilità qualunque, e come ratio, siccome Mewtwo non ha genere, è un Pokémon assessuato, ho lasciato All Ratios. Se volete il Pokémon cromatico vi sarà necessario conoscere entrambi il vostro ID allenatore o TID, trainer ID, o ID segreto, SID, Secret ID. Il secondo si può conoscere soltanto attraverso applicazioni di terze parti come PKX. Ad ogni modo, cliccate a Generate, io l'ho già fatto, e cercate una riga che abbia un known dove c'è scritto required lead. Perché? Perché il cute charm non funziona con Pokémon assessuati. E per il synchronize dovete avere al primo posto in squadra un Pokémon che abbia l'abilità synchronize e che sia della stessa natura del Pokémon che vogliamo andare a catturare, o meglio di quella della nostra natura bersaglio. Una volta trovata la riga che ci interessa, noi vogliamo andare a prendere il primo numero che abbiamo qua accanto, un numero in esadecimale che noi chiameremo seme o seed in inglese. Cliccate tasto destro, copiate il seme, tornate alla pagina principale e mettete come metodo K, come tipo di incontro Pokémon stazionari. Se avete scelto Synchronize, scegliete la vostra natura bersaglio, altrimenti lasciate None. Questi lasciateli così. E copiate con CTRL V il seed che avete scelto e cliccate Generate. Vi verrà una serie di righe con diversi frame ordinati in ordine decrescente. Ritornate nel Time Finder e controllate il vostro frame bersaglio, che è 165. Noi dobbiamo raggiungere un frame in cui il Pokémon sarà cromatico. Quindi andando giù a 165, un momento, ecco, una volta questo sarà il nostro frame bersaglio. E se riusciremo a colpirlo avremo un Mewtwo cromatico. Perfetto. Come ultima cosa per le fasi di preparazione preliminari, cliccate Forge and Tools, Seed to Time. Ricopiate il vostro seed in questo campo, scegliete l'anno, che mi raccomando deve essere lo stesso che avete scelto con il Time Finder qui. Come target second potete mettere quello che volete, ma quello che vi consiglio io è 23. Come gioco cliccate Heart Gold e Soul Silver. È importante. Questi sono i tre Pokémon vaganti trovabili nel gioco, Raikou, Entei e a seconda della versione Latias o Latios. Io, siccome ho già catturato Latios, dato che ho Soul Silver,
Metterò la spunta sulla Raikou ed Entei, che non ho ancora catturato e che vagano per la regione di Johto. Una volta messo tutto, cliccate sul primo generate e sul secondo generate. 1399. E qua appare il concetto di delay bersaglio. Il punto è che ci sono due tipi di ritardi, o delay, io li chiamerò delay. Delay, odd delay, che vuol dire ritardo dispari, e even delay, che vuol dire ritardo pari. Bisogna controllare che il numero del delay sia pari o dispari. Ogni copia di gioco su ha un funzionamento, può colpire soltanto un tipo di ritardi, ossia o solo ritardi pari o solo ritardi dispari. La mia console può colpire soltanto ritardi dispari, quindi siamo fortunati. Ma se colpisse soltanto ritardi pari, dobbiamo spostare indietro o avanti l'anno di uno. In questo caso si modificherà anche il delay spostandosi avanti e indietro di uno, generando un uno pari, quindi potremo tranquillamente colpire il delay che cerchiamo. Qua avremo in ingresso il secondo programma Ion Timer, però prima dovremo accedere alla nostra console. Quindi accendiamola. Eccoci arrivati alla nostra console. Andate nel menu impostazioni qui sotto se avete un DS, oppure andate dove potete cambiare la data e l'ora se avete un altro tipo di console Nintendo portatile. Come data scegliete quella che vi dice l'Ion Timer, in questo caso 28 luglio 2011, e cliccate conferma. Per l'ora invece modificate quella che vi dice l'Ion Timer sempre. Per il momento lasciatela così, approssimandola al minuto, in questo caso 6,58. Ma adesso dobbiamo andare a modificarla subito. Se andate nell'Ion Timer, che dovrebbe avere un aspetto simile a questo, e controllate sotto il timer principale, c'è scritto minuti prima del bersaglio 1. Dobbiamo qui quindi spostare l'orologio della console di un minuto. Dopodiché dobbiamo impostare il timer prima di farlo partire. Come calibrate scegliete il campo di quarta generazione. Come calibrated delay 490. Calibrated second 14. Come target delay inserite no il nostro delay bersaglio. In questo caso 1399. Ok. Una volta fatto ciò, come target second scegliete quello che avete inserito qua. In questo caso io ho messo 23. Siamo pronti! Quello che dobbiamo fare adesso è premere in contemporanea, a tempismo perfetto, il pulsante A sulla console e il pulsante Start con il mouse sul computer. Io farò così. Mi raccomando, dovete essere molto precisi. No, ecco. Se vi sentite di aver sbagliato, non vi preoccupate. Ritornate pure e riprovateci. Stoppando il timer e ritornando nell'ora. Ok, stavolta è andata più o meno bene. Adesso dobbiamo uscire dal menu e andare nella schermata, usare il cursore sulla schermata in cui dobbiamo avviare il gioco, ma non avviatelo ancora. Dobbiamo avviarlo nel momento in cui il timer raggiungerà lo zero. Non vi preoccupate perché ci saranno dei beep verso gli ultimi secondi che vi guideranno per aiutarvi a prendere il ritmo giusto. Meglio per aiutare a beccarlo col giusto tempismo. Concentratevi, tenete il dito sopra la A e ascoltate i beep. Ok. Adesso saltate la intro il più velocemente possibile e fermatevi nella schermata in cui di solito accedete al vostro file di salvataggio. Concentratevi e ripremete di nuovo col giusto tempismo, guidandovi sempre con il suono dell'Ion Timer. Ok. Adesso cliccate sull'icona del Pokégear, icona della mappa, e controllate la mappa e le posizioni dei due Pokémon vaganti. Sono sovrapposti, quindi si trovano nello stesso percorso, che è il percorso 39. Ritornate in questa finestra dell'RNG Reporter e controllate i percorsi. Per trovarsi nel delay di target, i vaganti dovevano essere entrambi nel percorso 39, quindi abbiamo beccato il delay giusto al primo colpo. Che fortuna! Meglio che tempismo!
Adesso noi dovremo avanzare, una volta beccati il delay giusto, al frame che ci permetterà di ottenere il Pokémon cromatico. Ci sono due modi per avanzare i frame, uno più lento e uno più veloce. Il primo è quello di chiamare uno numero specifico del Pokégear, quello del giocoliere Ramon. È un allenatore che potete sconfiggere, vi darà il numero poco prima del Pokéatlon, sopra Fiordoropoli, non mi ricordo il nome del percorso. Potrà dare tre tipi di risposte, che adesso andremo ad analizzare qui. In inglese si chiama Irwin, anziché Ramon. Telefonateli. La risposta sentire delle tue gesta mi fa proprio esaltare corrisponde alla lettera E. Attenzione perché ogni chiamata avanzerete di un frame. Ritelefonatemi, vi voglio mostrare tutte le risposte. Ancora E. Potete anche usare questo search call, questa opzione di search call per verificare se avete preso il delay giusto. Una terza E, ok. Grazie per aver chiamato, corrisponde alla lettera K. Come stai? Adesso vi riempirà di domande, questa è la lettera P. Siccome noi abbiamo già verificato con i vaganti di aver preso il delay, possiamo chiudere questa finestra e ritornare a quella principale. A questo punto arriva il secondo metodo con cui noi possiamo avanzare i frame, ossia dobbiamo possedere due Chateau con la mossa peculiare Schiamazzo. E bisogna inoltre aver registrato col microfono della console un verso personale e devono avere entrambi lo stesso verso. Premete il pulsante B e poi andate su Pokémon. Cliccate info sul primo Chateau per cominciare ad avanzare. Ok, questo, ricordate che ogni volta che si cliccherà su uno Chateau si avanzerà di frame, perciò conviene averne due, perché così è più veloce. Adesso se voglio cliccare sull'altro, noterò che avrà un pitch diverso e saranno quelli che ci aiuteranno a guidarci verso il nostro frame bersaglio. Adesso se vado avanti con la console a questo qua, ok, fatemi prendere l'altro stilo. Sarà AIG, perché siamo avanzati dal frame 9 al frame 10. E così via. 11, che è low. 12, che è high. E siamo avanzati di 2 frame. E possiamo fare così, una volta trovato il frame giusto. 13, 14, 15. Oppure andare a intervalli pari. 16, 18, 20. E se vi capita di perdervi, date ascolto ai suoni e cercate di rintracciarli guidandovi con la tabella dei pitch qui sotto. Ok, è capitato che mi perdessi durante la ricerca, non devo fare altro che riprendere la pista ascoltando gli Chateau. Questo sembra un mid-high. Ah no, quello era un mid-low, quello è high. High. Siamo a questo frame qua, perché visto sono stati due suoni alti, quindi vuol dire che siamo al frame 63 adesso. Adesso faccio un taglio e ci vediamo quando ho preso... Sono arrivato quasi vicino al frame bersaglio. Eccoci qua, sono andato molto avanti. Ora dovremmo essere al frame 158. E come potete vedere, il frame bersaglio è distante di pochissimo. È il 165. Aiutatevi, in particolare negli ultimi frame, ascoltando gli Chateau mentre cliccate per evitare di sbagliare. Perché se sbagliate, dovete rifare tutto dall'inizio. O meglio, dovete ritrovare il delay e poi riavanzare di frame da capo. Mid low, 160, 61, 62, 63, adesso si va su 64, ok, dovete fermarvi assolutamente al frame prima di quello bersaglio, altrimenti non lo prenderete. Premete due volte B e poi B e subito A. Se avete fatto tutto correttamente riceverete un Mewtwo cromatico, oppure il Pokémon che avete scelto. Eccolo qua ragazzi, non c'è trucco, non c'è inganno, questo metodo funziona. Adesso mi direte, ti metterai a catturarlo? No, perché ho ottenuto la Master Ball proprio per questo Pokémon. Fatemi andare a prendere e acclamiamo il potere a noi.
E questo è il modo in cui è possibile catturare leggendari cromatici in Pokémon Overt Gold e Argento Soul Silver, senza alcun tipo di trucco, cito Action Replay. No? Esco dalla grotta celeste e ci vediamo nei box. Eccoci al centro Pokémon di Celestopoli, ho usato una fune di fuga. Accediamo con l'opzione sposta Pokémon. Andiamo qui. Ed ecco qua il nostro Mewtwo cromatico. Guardate caso, natura modesta, esattamente come volevamo. Se vado in info... Natura molesta, grotta celeste, ottenuto a livello 70. E come mosse, vabbè, alle sue, psicotaglia, amnesia, baratto forza e baratto scudo. Non c'è trucco, non c'è inganno. Questo metodo funziona con tutti i Pokémon leggendari stazionari e non. Come per esempio va bene anche con il Sudowoodo e lo Snorlax che incontrerete durante il gioco, ma va bene anche con il Groudon o il Rayquaza delle Torri Occulte, anche Kyogre se avete Heart Gold. Insomma, incredibile, vero? Beh, spero di esservi stato d'aiuto e di aver aperto per voi un nuovo modo di vedere i giochi Pokémon. Se volete altri tutorial, scrivete pure qui sotto nei commenti e prenderò in considerazione le vostre richieste. A presto e buon 2021!